politici, che sia chiaro una cosa, che l'Italia vuole mantenere tutti gli impegni che ha preso. Per noi l'accordo di almeno il 40% di riduzione di CO2 entro il 2030 è irrinunciabile. Siamo fra i paesi più virtuosi oggi, sicuramente in Europa, forse al mondo, in termini di riduzione di CO2 di produzione di energia rinnovabile. Vogliamo che questi sforzi che abbiamo fatto ci vengano riconosciuti, ma perché vogliamo che anche gli altri paesi siano virtuosi quanto noi. Per raggiungere il 40% bisogna di riduzione di CO2 al 2030, bisogna che ognuno faccia la propria parte. Se poi qualcuno volontariamente vorrà fare anche di più, ben venga. Io voglio essere fra quelli, che volontariamente fanno anche più dei compiti a casa che l'Europa gli assegna. Voglio però che i compiti a casa che l'Europa assegna siano equi nel principio dell'integrità ambientale fra tutti i paesi europei, non che qualcuno paghi il conto di più degli altri.